di non farlo avere a lui, dai! E invece sta andando verso di lui ogni passo più vicino. Che cosa vuole farne l'Hobbit? Chissà, sì, chissà. Non lo so, non posso far nulla, il padrone ce l'ha, Sméagol ha promesso di aiutare il padrone. Sì, sì, di aiutare il padrone del tesoro. Ma se fossimo noi il padrone, allora potremmo usarlo, sì, e continuare a mantenere la promessa. Ma Sméagol ha detto che sarebbe stato molto buono, caro Hobbit. Ha tolto la corda cattiva dalla gamba di Sméagol, mi parla gentilmente. Molto, molto buono, sì, tesoro mio. Siamo buoni allora, buoni come pesci, dolce tesoro, ma con noi stessi, senza far male al caro Hobbit, naturalmente, no, no. Ma il tesoro mantiene la sua promessa. Allora prendilo e manterremo noi la promessa, saremo noi il padrone. Gollum, fa che l'altro Hobbit, l'Hobbit cattivo e sospettoso, strisci, sì, Gollum! Ma non l'Hobbit gentile e caro! Oh no, se non ci fa piacere, eppure un Baggins, tesoro mio, sì, un Baggins, fu un Baggins a rubarlo, lo trovò e non disse nulla, nulla, noi odiamo Baggins! Ma no, non questo Baggins! Sì! Tutti i Baggins, tutti quelli che hanno il tesoro, dobbiamo averlo noi. Ma lui vedrà, lui saprà, ce lo toglierà. Lui vede, lui sa, lui ci ha sentiti fare sciocche promesse contro i suoi ordini. Sì, bisogna prenderlo. Gli spettri cercano, bisogna prenderlo. Non per lui. No, dolce tesoro. Vedi, tesoro mio, se ce l'abbiamo noi, allora possiamo fuggire anche da lui, eh? Forse diventiamo molto forti, più degli spettri. Sire Sméagol, Gollum il Grande, Gollum, mangia pesce ogni giorno, 3 volte al giorno fresco dal mare. Gollum, più prezioso dei tesori. Bisogna averlo, lo vogliamo, lo vogliamo, lo vogliamo. Ma sono in 2, si sveglieranno troppo presto e ci uccideranno. Non adesso, non ancora. Lo vogliamo, ma non adesso, eh? Forse no, lei potrebbe aiutare, lei forse sì. No, no! Non in quel modo! Sì! Lo vogliamo! Lo vogliamo!